Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, partito di là, il Signore Gesù venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a Lui e di nuovo Egli insegnava loro come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma Egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo ci presenta un gruppo di farisei che volevano mettere Gesù alla prova, cioè in difficoltà, in accusa, su un tema molto spinoso ieri e oggi. È il tema, il problema della crisi del matrimonio che sfocia nel divorzio ai nostri tempi, mentre ai tempi di Gesù confluiva nel ripudio. Divorzio, ripudio sono prassi giuridiche diverse, ma con la stessa conclusione, la fine del matrimonio. La nostra parola di oggi, divorzio, significa separazione, divisione di due persone unite nel matrimonio. Ma nell'origine della parola latina, divertere, indica di più il volgersi diversamente, il divergersi, il voltarsi da un'altra parte, verso un'altra persona che non è quella sposata, è una persona diversa. Ecco, questo secondo senso è più vicino, più indicativo del peccato di adulterio, che significa ad ulteriore, cioè passare ad un altro, che non è l'altro del proprio matrimonio, ma è diverso dalla propria moglie e dal proprio marito. Ai tempi di Gesù, quello che noi chiamiamo divorzio consisteva nel ripudio. Ripudio vuol dire rifiuto, allontanamento della moglie da parte del marito con un atto legale scritto. Ma il fine è sempre lo stesso, separazione di una unione e passaggio a una persona diversa del proprio marito, della propria moglie. Ora qui abbiamo i farisei che chiedono a Gesù se questo ripudio, questo divorzio ebraico, diciamo, è lecito, cioè è legittimo, è corretto, è giusto, in pratica se è morale e se è buono. E Gesù intuisce il tranello dei farisei, la prova, e non risponde subito a loro dicendo, come dirà poi ai discepoli, che il ripudio è illecito, è immorale. L'avrebbero accusato immediatamente di essere contro la legge di Mosè che permetteva il ripudio. E questa accusa era gravissima, pericolosissima a quell'ambiente, in quei tempi. Gesù, prima di dare la sua risposta, con fine intelligenza, chiede ai farisei qual è la norma, quale disposizione, quale legge ha dato Mosè a questo riguardo. E questa gente, i farisei, devono necessariamente parlare della legge di Mosè sul ripudio
come un permesso. Mosè ha permesso. Cioè, permesso vuol dire una deroga alla legge di Dio, una concessione accondiscendente nei confronti di una cosa che sarebbe illecita, proibita, vietata per la sua immoralità e per la sua ingiustizia. E così i farisei, che volevano arrivare a condannare Gesù per la sua contrarietà alla legge di Mosè circa il ripudio, si trovano a dover dire proprio loro stessi che questa legge di Mosè è un permesso. Quindi non è propriamente in linea con la morale, con la giustizia del matrimonio, è una deroga, cioè una dispensa, quindi in pratica una inosservanza, una eccezione alla legge di Dio. Quindi potremmo concludere è un peccato. Ecco perché poi Gesù può denunciare con fermezza e chiarezza in casa, in privato, con i suoi discepoli che la legge del ripudio è immorale e chiama chiaramente questa legge come un peccato di adulterio, il peccato grave proibito dal sesto comandamento, che non è, come diciamo noi, non commettere atti impuri, originariamente è non commettere adulterio. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se una donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Gesù condanna sia il peccato della legge ebraica, dove era solo il marito che ripudiava la moglie, sia il peccato della legge romana, dove anche la moglie poteva ripudiare il marito. Allora la posizione di Gesù è chiara, è semplice. Essendo il divorzio contro il sesto comandamento di Dio, perché porta all'adulterio, essendo quindi contro il sesto comandamento la legge di Dio stesso, il divorzio è immorale, il divorzio non si deve fare. Se uno lo fa, è un gravissimo peccato, è un errore fatale, è una immoralità, quindi non è lecito. Ecco dunque la posizione di Gesù. Ma questo dobbiamo sempre ricordarlo, anche noi oggi. Ma ai farisei Gesù dice anche altre due cose che sono molto importanti da meditare. Per prima cosa smaschera la ipocrisia dei farisei che si ritenevano giusti, a posto, a ripudiare la moglie. Perché? Perché Mosè l'aveva permesso, perché aveva scritto questa norma del ripudio. Gesù infatti spiega: Mosè ha scritto per voi questa norma per la durezza del vostro cuore. Gesù denuncia la durezza del cuore, cioè un cuore di pietra vuol dire un cuore insensibile, un cuore ingiusto, un cuore cattivo, che cacciava la moglie condannandola all'infelicità, condannandola alla sofferenza, alla solitudine, a quei tempi anche alla povertà e alla miseria. E la seconda cosa che Gesù dice, che fa capire, è che questa durezza, chiamiamola oggi testardaggine, insensibilità, immoralità del ripudio, è entrata nel cuore col peccato originale, quello dell'inizio della creazione, è il peccato che noi sappiamo di superbia e di egoismo, che porta l'uomo a fare leggi per il proprio io, per il proprio ego, e a farle disubbediendo alla legge, contrariando la legge naturale, creaturale, originale, alla legge di Dio stabilita all'inizio della creazione con Adamo ed Eva. Nel progetto della natura umana creato da Dio, dice Gesù, l'uomo lascia il padre e la madre, si unisce a sua moglie e i due diventano una carne sola, cioè come una persona unica di anima e di corpo. Quindi, dice Gesù, non sono più due si possono separare, uno no, sono un'una umanità, un'unica umanità coniugale, congiunta, in modo inseparabile. Quindi, conclude Gesù, l'uomo, cioè la legge umana, sia quella di Mosè come le nostre leggi attuali dello Stato, non deve separare col ripudio, col divorzio, non deve dividere ciò che Dio ha unito nel matrimonio, come carne una, persona unica. Quindi oggi possiamo dire che c'è un contrasto, un conflitto, un'opposizione radicale. Da una parte
c'è la volontà di Dio, la legge di Dio che dice il matrimonio è indissolubile, inscindibile, permanente, definitivo. E dall'altra parte c'è la legge di Mosè, la legge umana, le nostre leggi del divorzio, che invece vogliono il matrimonio divisibile, dissolubile, temporale, violabile. E allora quando un uomo si sposa in chiesa, quando un uomo e una donna si sposano in chiesa, devono sapere questo con certezza e devono prometterlo e giurarlo per la validità del loro matrimonio. Devono fare la scelta del matrimonio indissolubile, fedele per tutta la vita. E questo sicuramente garantisce un matrimonio felice, perfetto e realizzato. È chiaro che poi bisogna vivere coerentemente col matrimonio, sapere che cos'è e come si deve vivere nel matrimonio. E però anche chi si sposa in chiesa deve sapere che deve stare attento anche lui, che può subentrare in lui la durezza di cuore di cui parla Gesù. La durezza di cuore alla fin fine è proprio la superbia e l'egoismo. E certi comportamenti di superbia e di egoismo portano proprio al divorzio, portano alla separazione, alla divisione, portano all'infedeltà, al tradimento, all'allontanamento. In pratica portano alla crisi, a creare problemi, a creare difficoltà, a creare una profonda infelicità nell'esperienza che dovrebbe essere la più felice del mondo, quella dell'amore e del matrimonio. Però vorrei farvi meditare su altre due durezze, non sono propriamente durezze, però appartengono allo stesso stile, allo stesso problema. Oggi queste durezze di cuore sono molto facili, molto frequenti e sono anche pericolose e deleterie per il matrimonio, perché portano poi al divorzio e potrebbero colpire anche noi facilmente, e lo vediamo. La prima è l'inaridimento del cuore e la seconda è l'infiammazione del cuore. Il cuore si inaridisce. Che cosa vuol dire? In che modo? I pensieri, l'uno verso l'altro, cominciano a seccare. Uno non pensa più all'altro. I sentimenti diventano rigidi, si congelano. Il dialogo si impoverisce e si blocca. Monosillabi, sì, no. Le manifestazioni affettive si prosciugano, baci, abbracci, carezze, complimenti, ringraziamenti, spariscono, non si usano più. La sessualità diventa sterile e rara, inespressiva. Questo è l'inaridimento del cuore. E quando uno comincia ad avere questo fenomeno, gli sposi, si diventano indifferenti l'un l'altro, diventano nervosi, insopportabili, cattivi, odiosi, scostanti, distanti, e portano poi a dire non sento più niente, chiudiamo tutto, facciamo un bel divorzio e finiamola lì, perché il cuore è diventato arido completamente. E quali sono le cause di questo inaridimento che possiamo avere tutti, che dobbiamo stare molto attenti a evitarlo? Per esempio gli eccessivi stress di lavoro o di carriera professionale, casalingo, familiare. Quanto stress c'è oggi? E uno quando è stressato non ha più voglia neanche di fare un sorriso alla moglie o al marito. Le relazioni tra i parenti a volte diventano relazioni di una cattiveria incredibile e questo porta a un aridimento. Poi non pensiamo quante nevrosi oggi ci sono, quante psicosi, quanti esaurimenti nervosi, quante ansie, quante depressioni, quante ossessioni, insoddisfazioni, frustrazioni. E quando uno è dentro queste cose il cuore è arido completamente. Situazioni scioccanti, malattie fisiche, pesi insopportabili di impegni, sopraimpegni. E allora vedete, bisogna vigilare e provvedere perché questo tipo di vita, che oggi è molto facile, non inaridisca il cuore
e allora questo sarebbe la fine. Inaridimento del cuore, poi anche l'infiammazione del cuore, il fenomeno opposto, il fenomeno dell'innamoramento, che naturalmente è extraconiugale, cioè esce dal proprio coniuge, ed intrafamiliare, cioè entra nella famiglia, nel matrimonio di un altro uomo e di un'altra donna. Oggi questa infiammazione del cuore è favorita da tante occasioni di innamoramento, sia reali che virtuali, da tante sollecitazioni mediatiche, da tante sollecitazioni culturali. Quanti film non fanno che parlare di divorzi continui, di qui, di là, di amanti continui, di su e di giù. E con questo istinto psicologico dell'innamoramento non c'è da scherzare, bisogna stare molto attenti. È un istinto naturale, primordiale, si scatena a volte in modo impulsivo, senza disciplina, diventando una passione travolgente il cuore, ma stravolgente anche la testa, la mente, e uno non capisce più niente. Questo innamoramento può sorgere a ogni età, e quindi va un po' regolato dalla razionalità e va bloccato sul nascere con l'adesione alla moralità del nono comandamento. Non desiderare la donna da altri o l'uomo da altri significa non ti innamorare di un altro uomo o di un'altra donna, non assecondare un innamoramento istintuale che è evasivo dal tuo matrimonio e invasivo nel matrimonio e nella famiglia di un altro, distruggendo tutto, il tuo matrimonio e il matrimonio dell'altro. E bisogna saper vigilare su queste possibili infiammate affettive e sessuali che, se dovessero scoppiare anche tra marito e moglie, bisogna essere consapevoli di questo, che possono scoppiare, quindi aiutarsi se scoppiano questi innamoramenti per prevenirle questi, per moderarle se dovessero nascere, per spegnerle soprattutto, perché questi innamoramenti, queste infiammazioni del cuore possono bruciare e bruciano tutto, bruciano la famiglia, bruciano il matrimonio, bruciano i figli, bruciano i parenti, bruciano la casa, bruciano il lavoro, bruciano il patrimonio, bruciano tutto. Dobbiamo quindi provvedere e stare attenti. In conclusione, tornando un po' al tema iniziale del divorzio, è importante che una coppia di sposi si rivolga alla Madonna, rivolgiamoci alla Madonna, in particolare a una Madonna, che è quella delle nozze di Cana. Questa Madonna si è accorta che mancava il vino. E quindi rivolgiamoci a Maria, qualora incominciasse a mancare l'innamoramento e l'amore tra due sposi, rivolgiamoci a lei perché preghi Gesù per un miracolo coniugale, un miracolo sponsale, che trasformi l'amore umano, che magari si è esaurito, si è spento, lo trasformi nell'amore divino che non si spegne mai, che è sempre forte, grande e che vince ogni cosa. E poi è importante che una coppia di sposi si rivolga anche alla Madonna della casa di Nazareth, anche questo, perché era in uso, non certo nella casa della Madonna, perché Maria e San Giuseppe si volevano bene, Gesù si voleva bene, i suoi genitori, era in uso però nelle famiglie ebraiche, quindi nelle famiglie di Nazareth, che tutti i problemi di una coppia di sposi, tutti i problemi di famiglia, le crisi di famiglia, si discutessero, ma non di giorno, non gridando l'uno contro l'altro, facendosi sentire anche i vicini di casa, terrorizzando i propri figli e buttandoli nelle crisi psicologiche da portarli allo psichiatra, non in questa realtà, in questa esperienza. Nelle famiglie ebraiche, se c'era un problema tra marito e moglie, si discutevano nella camera da letto, prima di addormentarsi, non scenda il sole sopra la vostra ira, dice la Bibbia, di notte, con calma, perché è notte, uno alla volta parlare, parlare sottovoce, bassa voce, per non svegliare, non traumatizzare i figli. E allora così,
si arrivava pian piano a spiegarsi, a capirsi, ad accordarsi, eventualmente a chiedersi scusa, a sapersi perdonare, a riconciliarsi, a tornare ad amarsi. È davvero che la Madonna di Cana e la Madonna di Nazare benedica e protegga i nostri sposi, le nostre famiglie.